Buongiorno da Nicolò Celegato in provincia di Padova. Un saluto a tutti i soci dell'Associazione Italiana Amici del Presepio che in questi giorni si collegheranno online per la partecipazione all'annuale convegno nazionale, che quest'anno, come vediamo, ha una veste del tutto nuova rispetto al passato. Per fortuna la tecnologia è dalla nostra parte e questo ci dà la possibilità di stare in collegamento virtuale, anche se siamo lontani. Ringrazio il presidente Alberto Finizio, che ha fortemente voluto la realizzazione online di questo convegno per dare continuità e dare un appuntamento annuale che ormai dura da molti anni. Tuttavia, del convegno vero e proprio manca la possibilità di incontro effettivo, di incontro di persona, la possibilità di visitare le mostre, i luoghi che ospitano i convegnisti. Ma nonostante tutto, lo spirito di aggregazione è presente, come anche la volontà di dare il proprio contributo. Il mio ricordo speciale, va sicuramente al convegno del 2012, il convegno di Marola e di Gazzano nell'Appennino Reggiano. Quello è stato il mio primo convegno a cui ho partecipato, dopo essermi iscritto da poco all'Associazione Italiana Amici del Presepio, e quello è stato il primo convegno in cui ho partecipato anche come organizzatore. Quello di quest'anno quindi è soltanto un arrivederci per darci appuntamento al prossimo anno, ad ottobre del 2021 a Rieti. Località magica, località ricca di storia che avrebbe dovuto ospitarci quest'anno. Per cui il mio augurio è veramente di incontrarci il prossimo anno in occasione del convegno che da questo punto di vista acquisterà un significato ancora più grande. Per cui un saluto a tutti e arrivederci alla prossima.